Carlo Mammarella, neo direttore sportivo della Ternana, hai cambiato ruolo, hai cambiato tutto, ma insomma ormai in casa rosso-verde sicuramente sei registrata un po'. Sì, questo è un dato che poi non conta tanto, se non per un aspetto di rispetto, di senso di appartenenza, di voler ricreare sicuramente un ambiente favorevole nei confronti della piazza dopo una delusione di una retrocessione, quindi l'input di quest'anno sarà sicuramente questo. Ecco. Al direttore sportivo, al direttore sportivo non si può chiedere, visto che la squadra è incompleta, non si può non chiedere quali sono i movimenti, se ci sono le trattative in corso, se magari c'è nell'imminenza qualche conclusione o meno. Sì, sì, stiamo parlando con tante persone, con tanti ragazzi, molti giovani sono in ritiro con le prime squadre, diciamo, di appartenenza per via dei nazionali che sono fuori, quindi stiamo cercando di portare avanti, stiamo combattendo contro altre squadre perché non li vuole solo la Ternana. Ci sono in settimana, ci potrebbero essere delle chiusure magari per qualche giocatore un po' più esperto che abbia diciamo qualche partita già nel proprio bagaglio e niente, poi ci deve essere anche un mercato tra virgolette in uscita perché ad oggi comunque sia la Ternana sicuramente in alcuni ruoli ha delle mancanze, ma diciamo all'80% è una squadra a tutti gli effetti. Poi sappiamo che qualcosa per strada possiamo perdere, dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti e a rimpiazzarli nel miglior modo possibile. Ecco. Faccio qualche nome? Beh, è meglio evitare in questo momento perché non mi piace per tanti motivi, perché come ho detto prima ci sono tante squadre comunque sui ragazzi, avrebbe poco senso. Ecco. Quindi devo fare in bocca al lupo. Lo fai in bocca al lupo per la nuova carica, diciamo, che prende. E poi volevo chiedere, rispetto invece a quei nomi che in qualche modo erano circolati, attenzionati, fermati dal precedente direttore sportivo, si era parlato di Zuberec, Zoglia, Di Maggio, che è un ragazzo interessantissimo, importante, nazionale del 19, per quelli diciamo porta chiusa, discorso chiuso, oppure potrebbe esserci qualche opportunità, insomma? Sì, ci sono delle situazioni che erano state portate avanti, diciamo non con una chiusura ufficiale, anche questi rientravano in discorsi, diciamo, come magari abbiamo fatto delle aperture adesso, hanno anche altre situazioni. Zuberec forse era la persona un po' più vicina in fase di chiusura, ma il ragazzo l'anno scorso aveva avuto un problema importante, quindi andava verificato anche, diciamo, l'aspetto ecco, fisico di questa problematica, ed era un punto interrogativo in quel momento e quindi abbiamo preferito fermare un attimo il tutto. Erano questi fondamentalmente questi due ragazzi. Su Di Maggio sicuramente c'è l'attenzione tuttora nostra, è un ragazzo che sta facendo un grande europeo, quindi sicuramente questo aspetto può agevolare magari qualche discorso di Serie B. Però cercheremo di farci trovare pronti nel momento in cui ci sarà l'occasione per portarli avanti. Conoscete il nome di due ragazzi del Genoa in questi giorni relativamente a quelle due trattative? Sì, ma ne sono tanti ragazzi, non sono solo quei due, sono tanti gli aspetti che stiamo portando avanti, come abbiamo detto. Il mister applica un modulo che richiede determinate specifiche in alcuni ruoli. Prima si cercavano le mezzali, oggi cerchiamo più un trequartista vero e proprio, e quindi è cambiata un po' anche la dinamica di quello che può essere l'acquisto, sì, il mercato, esatto. Quindi ci ha detto trequartista, insomma, la ricerca di questo trequartista, sì. Ma anche altri profili che state cercando, chiaramente non ci dice i nomi. Sì, oggi sicuramente un centrale di destra, dove magari in questo momento ci può essere un buco, anche se va verificato anche la situazione di Bogdan.
Per il resto un centrocampista e poi cercheremo di lavorare, diciamo, sugli esterni. Sulla parte, credo, degli attaccanti, forse è la parte dove oggi siamo più coperti, ma per tanti motivi, perché oggi ricevo tante chiamate magari per Ferrante, magari per Rovaglia, e quindi... C'era il dubbio su Ferrante? Ma per me personalmente no, poi se qualcuno aveva il dubbio non lo so. Io no, perché, ripeto, su Ferrante ricevo veramente tantissime chiamate. Privarsi oggi di un giocatore così per me non è intelligente, ecco, non è una cosa intelligente. Poi se qualcuno farà la follia, ma non lo so o non penso, magari lo prenderemo in considerazione. Ecco, ad oggi è il nostro attaccante. Ecco, Donnarumma e Caguano non c'erano. Marco ha avuto un affaticamento, questa settimana la squadra ha percorso all'incirca 60 km. E quindi ci può stare che qualcuno in questa fase possa magari avere dei piccoli acciacchi, quindi preferiamo non rischiare niente, però credo che per mercoledì dovrebbe essere a posto. Domani faremo dei controlli per essere comunque più sicuri e credo che se va tutto a posto mercoledì, insomma, sarà della partita. Donnarumma? Alfredo è arrivato con un piccolo problema, sta rimettendosi, diciamo, in moto. La parte finale a Catanzaro aveva sofferto di un piccolo problema all'adduttore, ma niente di preoccupante. Insieme allo staff medico abbiamo preferito di farlo recuperare nel miglior modo possibile. Ha richiesto per Donnarumma? Ma Alfredo è un ragazzo che fondamentalmente per me si vende da solo, cioè nel senso che è pur vero, tanto non ci nascondiamo, che il suo contratto ad oggi è un contratto importante, ma non è questa la problematica. Il mercato, una squadra il 22, oggi quando ne abbiamo 23, 21, sono andato avanti, difficilmente si fa, quindi credo che il mercato ha bisogno dei suoi tempi e quindi credo che sicuramente più avanti potranno avere delle situazioni magari importanti. Ecco. Che riscontro dai oggi sulla prestazione, vuol dire la prima amichevole, però qualche indicazione c'è stata? Sì, ma ho seguito il mister, diciamo, in questa settimana dove aveva bisogno di far capire quali erano i suoi concetti, ha lavorato molto a campo ristretto, oggi i spazi finalmente, diciamo, si sono aperti per una partita. Ho iniziato a vedere qualcosa di quello che può essere la sua richiesta. Ci sono, ecco, l'aspetto fisico, le gambe che magari non vanno, i 60 km che si fanno sentire, però quella che era la richiesta dell'allenatore, qualcosa, diciamo, che ho visto. Allora, prossima conferenza stampa conosceremo anche il nuovo direttore generale Foresti. Intanto un'impressione, come si lavora con questo nuovo dirigente? Ma io personalmente sono stato abituato nella mia vita, sia da giocatore ma anche precedentemente, a condividere un po' tutte le situazioni, che siano societarie, che siano economiche, che siano di calciomercato, quindi c'è questo rapporto, questo legame che cercheremo di alimentarlo sempre di più insieme al mister. Si lavora di squadra, perché è quello che chiediamo ai ragazzi e quindi lo facciamo anche noi. Nel momento in cui c'è un'idea da parte mia si prende in considerazione tutti insieme, nel momento in cui c'è da parte di Foresti, nel momento in cui c'è da parte di Abate, quindi questo è il nostro modo di lavorare e per me non è assolutamente un problema. Grazie, ecco. Capo, non ti aspettavi di fare il direttore sportivo, così è stata una sorpresa? Ma sinceramente no, nel senso che sicuramente poteva essere il mio percorso ed era quello che volevo fare, magari non così velocemente, ma è pur vero che da qualche parte bisogna iniziare, cominciare, quindi la prendo con entusiasmo, ho tanto da imparare, ho tanto da capire, ma ho avuto sfide molto più importanti di queste nella mia vita, quindi non mi preoccupo. Ecco. A proposito di sfide, abbiamo visto un episodio bruttino per un amichevole. Sono cose che capitano, andava forse gestita meglio da parte di tutti, però andiamo avanti. Il tuo incarico all'inizio stagione era quello di un po' di responsabile under 17 primavera.
ecco, sono passati ad altri quei ruoli, oppure direttore sportivo a 360 gradi anche nel settore giovanile durante il 17? No, se no rischiamo di incasinarci. No, sicuramente la primavera è un aspetto che mi interessa, perché questa società ha bisogno di lavorare con i ragazzi. Abbiamo avuto, secondo me, la dimostrazione l'anno scorso con dei prestiti importanti, con giocatori che si sono fatti valere, e forse oggi, ecco, non ci ritroviamo niente in mano, ma per colpa di nessuno, perché non è facile quando chiedi un giovane in Serie A, è difficile ottenere comunque un patrimonio personale. Però l'obiettivo deve essere quello, perché per sostenibilità oggi il calcio richiede questo, e quindi sicuramente la primavera avrà un occhio di riguardo, ecco.